Riecco la giornata coi tre derby abruzzesi, una vera e propria chicca del calendario di Serie D, che all'andata ha regalato tre vittorie tutte di misura. Lo scorso ottobre hanno sorriso in casa Giulianova contro i Chieti e il Pineto contro l'Avezzano, mentre il Notaresco ha espugnato l'Aragona. Punti ancora più pesanti in palio ora che ci si avvicina alla parte decisiva della stagione. Al Savini va in scena la sfida tra Notaresco e Vastese. La fuga della squadra di Magnoni è finita con l'aggancio di domenica scorsa ad opera del Matelica. 9 punti nelle ultime 9 partite, un rolino da zona play-out negli ultimi 2 mesi, una vittoria casalinga che manca da dicembre, dati inequivocabili per una squadra che aveva fatto il vuoto nel girone d'andata. Più che la stanchezza fisica, la squadra sembra aver accusato la pressione del risultato, oltre che l'infortunio di un giocatore chiave come Sansovini. Il derby di domani dovrà dire se il Notaresco ha ancora cartucce da sparare per poter coltivare il sogno o no. Bagnoni avrà 2 assenze di rilievo, oltre Sansovini anche lo squalificato Cancelli. Gara speciale per il centrocampista del Notaresco Cristian Stivaletta, Vastese ed ex della partita. Situazione opposta in casa Vastese, squadra rilanciata dalla Cura Silva, 3 vittorie in 4 partite e in piena corsa per il 5º posto. I 3 successi tuttavia sono arrivati con compagini di bassa classifica ed ora la Vastese deve dare risposte anche contro rivali di maggior sostanza. C'è solo Pompei che non è a disposizione, gli altri ho un'ampia scelta, quindi questo è un bene, quindi anche durante la gara posso avere delle alternative importanti. Oltre a essere un derby, affrontiamo anche una squadra che è andata benissimo in questo campionato, però effettivamente spero che abbiano la stessa carica di domenica scorsa, che hanno affrontato molto bene e, come vi ho già detto, hanno interpretato molto bene la gara, quindi lo spero anche domani naturalmente. Scontro delicatissimo in chiave salvezza tra Chieti e Giulianova. La società neroverda aveva sperato di ritrovare l'Angelini per l'occasione, ma il comune ne ha negato l'utilizzo per le precarie condizioni strutturali. Si gioca dunque al Mariani Pavone di Pineto, partita speciale per Federico Del Grosso, ex della gara, che in neroverde ha lasciato un ottimo ricordo. I giallorossi hanno ritrovato la vittoria col Fiuggi e tornano a sperare nella salvezza diretta, o mirando al 12º posto o creando il distacco di 8 punti dalle peggiori della griglia play-out. Qualche assenza di troppo a centrocampo, Ramco e Balducci squalificati, Castiglia in forte dubbio. Per il Chieti è fondamentale ritrovare i 3 punti dopo essere sprofondato al 5º posto in zona retrocessione in un 2020 da horror con un solo punto conquistato. La gara di Recanati, persasi di rimonta, può però costituire una base dalla quale ripartire. Al De Marzi si gioca Avezzano Pineto, la squadra di Amaulo è in piena lotta per il 5º posto ma ha frenato negli ultimi 2 turni. Out Bianciardi e Della Quercia, in dubbio Amadio, Speranza e Tomassini. Un derby, ma in questa fase del campionato non esistono partite facili, abbiamo visto già domenica scorsa col Trentino, anche domenica precedente a Iesi, quindi si gioca per un obiettivo importante, quindi l'Avezzano deve fare risultati a tutti i costi, noi dobbiamo altrettanto per rimanere in scia dentro i playoff, quindi è una partita importantissima, Avezzano un campo difficile, non in ottime condizioni, quindi sarà una partita maschia dove magari bisogna interpretarla bene e curare tutti i particolari. In casa Avezzano non bastassero i problemi sul campo, squadra terz'ultima e col peggior attacco del girone, prosegue anche il caos dirigenziale. In settimana esonerato il DG Iacovitti, Ridolfi è il nuovo direttore tecnico, Retico il nuovo allenatore della Juniores. La squadra di Liguori invece dovrà tornare a fare punti, andando anche oltre polemiche e contestazioni. Giochiamo in questo modo anche inconsciamente, perché noi durante gli allenamenti ci alleniamo al massimo, diamo tutto, anche la domenica arriviamo carichi, vogliamo dare tutto, però poi le prestazioni parlano chiaro, il campo parla e vediamo che non riusciamo a esprimere quello che vorremmo esprimere, e i tifosi non possiamo biasimarli, perché con questi risultati non possiamo parlare, ma dobbiamo solo fare di più. Perché dobbiamo, come ripeto, dobbiamo toglierci da questa situazione.